3 giorni dedicata appunto a Gino Bartali, quali gli eventi più significativi? Quello più significativo è la mattina, l'inaugurazione del 18 al museo con la benedizione del Cardinale Betori, per poi andare alla tomba di Gino Bartali e a seguire l'inaugurazione di una mostra di pittura, e poi si va al pomeriggio con iniziative di ciclismo estremo. C'è un ciclista del Guinness dei primati che farà delle esibizioni, corteo storico, e la cosa più importante forse è la mostra di moto, delle quali ne abbiamo trovato un esemplare unico al mondo della collezione Paoletti, che verrà messa in moto proprio la sera lì a Ponte Ema. È una moto degli style dei primi anni del Novecento. La sera si conclude con una cena sotto le stelle nella terrazza del museo. E con questo vogliamo ricordare Gino Bartali nel centenario della nascita, con personaggi famosi come Dancelli, Giusti e altri corridori. La fila sarebbe molto lunga con questo finale di questa cena. Comunque tutto mirato a che il museo possa continuare anche con lo sforzo degli enti proprietari, che sono il Comune di Firenze e il Comune di Bagnaripoli, oggi a una gestione più completa, più diretta e non fatto solo da volontari.